A dir poco clamorosa la notizia uscita in questo pomeriggio: il Monza interviene anche nel reparto ultradifensivo e si assicura le prestazioni di Alessio Cragno per la prossima stagione. L'asse Monza-Cagliari sappiamo e sapevamo essere molto caldo, ma di sicuro nessuno si aspettava un risvolto così immediato nella trattativa Cragno-Monza. E dunque, oltre a Cragno, potrebbe seguire nei prossimi giorni anche il giovane difensore italiano Carboni, appunto alla corte di Giovanni Stroppa. Una notizia che, lo possiamo dire, lascia un po' a bocca aperta tutti noi tifosi appassionati biancorossi, poiché sì, si parlava di un possibile arrivo del portiere italiano ex Cagliari, si parlava anche di Gollini in uscita dal Tottenham e di proprietà dell'Atalanta, però non dimentichiamoci che in porta abbiamo un certo Michele Di Gregorio, che è reduce da una stagione da protagonista in Serie B, che ha portato finalmente il Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia, e un po' tutti i tifosi si sono talmente tanto affezionati a Michele Di Gregorio, oltre che dal punto di vista qualitativo del giocatore che è, anche dal punto di vista personale. Anche le stesse parole dell'agente del portiere di proprietà dell'Inter facevano intendere al fatto che il Monza avrebbe puntato decisamente su di lui anche in Serie A. Una scommessa, certamente, perché Michele Di Gregorio non ha mai giocato di fatto a questi livelli, però una notizia così inaspettata, soprattutto riguardo un portiere di alto livello, e mi sento proprio di dirlo, poiché Alessio Cragno è da anni che mette in fila ottime prestazioni con la maglia del Cagliari, nonostante, ecco, la società sarda non navighi in acque proprio tranquille da 2 anni a questa parte. E su Alessio Cragno ci sono sempre stati gli occhi delle grandi squadre, Inter, Roma, su tutte, per citarne 2. E invece Alessio Cragno, proprio come Andrea Ranocchia pochi giorni fa, segue la strada del Monza, e mi sento di dire che è veramente un colpaccio, sia per quanto riguarda il giocatore in sé, ma anche e soprattutto per l'età che ha e per quello che può significare per il futuro del Monza. Ecco, io credo che l'operazione del portiere serva da misuratore, da termometro per capire le vere ambizioni del Monza 2022-2023, quindi quello che verrà. Poiché, lo ripeto, intervenendo anche in porta, un reparto per il quale non ci dovevamo perlomeno preoccupare, Adriano Galliani sceglie di intervenire e di puntellare anche quel reparto. Sarà interessante vedere dunque quale sarà il destino di Michele Di Gregorio, che di fatto, lo ripetiamo, si è guadagnato sul campo questa Serie A e difficilmente se la lascerà scappare. Ha tantissime richieste, visto l'ottimo anno e mezzo in biancorosso. Sarà da vedere se, ecco, Giovanni Stroppa riuscirà a convincerlo di restare al Monza, magari come portiere di Coppa Italia, alternandosi con Alessio Cragno, che non dimentichiamo non è una certezza sotto il punto di vista fisico, insomma è stato fermo più volte nella sua esperienza a Cagliari in questi ultimi 2-3 anni, quindi elemento da non sottovalutare, da non dimenticare però è anche quello che è stato e che speriamo sarà Alessio Cragno, che dalla prossima stagione, possiamo dirlo, vestirà biancorosso. Per quanto riguarda invece le cifre, Alessio Cragno dovrebbe arrivare a Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a, non si sanno ancora le cifre finali, ma insomma questo obbligo dovrebbe scattare con la salvezza del Monza, che speriamo a questo punto avvenga il più presto possibile durante l'anno. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa trattativa arrivata come un fulmine
a Ciel Sereno per quella che era la porta del Monza, e state attivi perché l'asse Monza-Cagliari, come anche tanti altri intrecci di mercato, è veramente caldo, e João Pedro e Carboni su tutti possono essere veramente nomi importanti per i prossimi giorni, per il breve periodo. Detto questo, ragazzi, vi invito a passare per tutti i link in descrizione, dunque iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video, e sempre forza Monza!